La storia di L'esilio di Gardel è cominciata in una villetta alla periferia di Parigi, abitata da emigrati e rifugiati. La chiamavano la casa di Rio de la Plata, perché i suoi inquilini erano invariabilmente uruguaiani e argentini. C'era Gerardo, professore e scrittore, un amico di papà che ci aveva molto aiutato. Povero professore. Quando era andato a farsi rinnovare il passaporto, quelli del consolato avevano preteso che si tagliasse la barba. Chiedo di essere riconosciuto come rifugiato. Non l'avevo mai fatto per non seccare, per non far storie. Vabbè, mi sono deciso. Ma io li mando tutti a quel paese. Tagliarmi la barba? Fin qui me la faccio crescere la barba. Sì, più lunga di quella di Carlo Marx. Cristo! Copriti che fa freddo. In casa ci stavano anche Susanna col marito. Lo chiamavano il Negro. Era avvocato e suonava il contrabbasso. Margherita? Stavano aspettando il loro primo figlio. E allora Maria Vittoria? E Rosalia? Miseria era un musicista uruguaiano, adorato da tutti. Era lui che aveva scoperto il metodo di chiamare dalle cabine telefoniche senza pagare. Chi è che si diverte a romperli? Non ce n'è più uno che funziona. Alicia era la prima moglie di Juan II. Era arrivata da poco tempo con i suoi due figli, Manuela e Carlitos. Juan II. Avanti, cominciamo. Un compositore, l'uomo di mia madre.